Sono tanti anni, già da quando espletavo le funzioni di pubblico ministero, che ho deciso di trascorrere il 19 luglio qui a Via D'Amelio, qui nel luogo della strage in cui morì il procuratore Paolo Borsellino insieme a una donna della Polizia di Stato e degli uomini della Polizia di Stato. Ho deciso di essere qui innanzitutto perché non bisogna mai dimenticare quello che è accaduto nel nostro paese, per stare vicino alle persone che lottano, che cercano una verità che è ancora lontana, e poi per stare vicino ovviamente a Salvatore Borsellino, ai familiari, alle vittime, a quelli che ancora soffrono, e anche però per sottolineare che c'è tanta gente nel nostro paese che si è schierata, che non è più indifferente, che lotta. Io lo sto facendo adesso da sindaco di una grande città, quindi contro le mafie ci si deve battere con tutte le forme possibili, indipendentemente dal ruolo che si svolge. Non bisogna essere indifferenti, quindi verità sulle stragi, verità sulla trattativa, e non ci fermeremo fin quando non sarà cacciato l'ultimo corrotto e l'ultimo mafioso dalle istituzioni statuali del nostro paese.